Earth, Wind and Fire, Boogie Wonderland, questo è il Crystal History dell'oggi delle ore 8, anzi 8 e 08 in questo istante, martedì 19 dicembre, ben ritornati qui su Good Morning Milano. Eh sì, seconda ora, ora degli ospiti. Eh sì, abbiamo un ospite in collegamento con noi. Esatto, Edoardo Dubini di Muovermi per la Grande Milano. Buongiorno Dubini. Buongiorno a tutti. Buongiorno Dubini, allora oggi parliamo di mobilità, viabilità. Io faccio il mio solito disclaimer all'inizio, Dubini poi si ride quando lo faccio, perché tutto quello che dirà Dubini io non sarò minimamente d'accordo su nulla, ma però voglio lasciare comunque spazio sempre a Dubini, perché porta, diciamo, una visione per me un po' strana, per lui invece giusta, ma poi ce lo racconta bene, perché insomma interessante. In realtà su una cosa, Dubini, siamo d'accordo su una cosa. Quale? Per la Grande Milano. Per la Grande Milano. È vero, su quello sono d'accordo con lei, perché effettivamente troppo poco si parla di una Milano che in realtà non è più questa piccola cittadina ormai, che tanto facciamo la metropoli ma poi siamo piccini piccini, ma è tutta la Grande Milano, giusto Dubini? 4,5 milioni di abitanti, ed è, io penso, la più grande area produttiva, non terziaria, produttiva d'Europa, perché Londra e Parigi sono più grandi numericamente e sul terziario ci battono. Ma come produzione la Grande Milano non ha confronti in Europa, eppure abbiamo servizi pubblici da terzo mondo. Ecco, perché la vostra battaglia parte da lì, diciamo, no? Adesso poi scherzando e ridendo, noi la prendiamo magari ogni tanto in giro, le chiedo scusa Dubini, sulla questione magari delle biciclette e così, ma non è tutto lì, giusto? Non è tutto lì. Il problema della guerra alla mobilità privata non ha prodotto un miglioramento del servizio pubblico, anzi, se vogliamo partire da quello ci parto volentieri, linee tagliate a Milano, linee soppresse, linee modificate senza senso, parliamo della 73, perché è stata eliminata? Abbiamo appena parlato. Tutte le mattine ne parliamo su quello, infatti, su quello abbiamo un parere condiviso. Mi dica anche la sua dubbio. Perché la 54 è stata modificata? Perché la 61? Nel senso, erano linee che portavano in centro. La 73 non è sostituita dalla metropolitana confermata da Teo, è un chilometro a piedi, non è che la gente lo fa volentieri, adesso non è che la gente non cammina più, però la 73 serviva Viale Corsica, serviva Corso 22 Marzo, non dico che dovesse più arrivare fino a Linate, ma almeno fino all'incrocio con Mecenate, per dire, e poteva benissimo essere tenuta in vita, invece è stata soppressa. Attenzione, oltre a quello, il numero di corsi viene diminuito. Perché non ci sono più autisti? Punto di domanda. Non ci sono più operai che fanno servizio di manutenzione? Punto di domanda. Forse l'ATM paga troppo pochi dipendenti e questi scappano da Milano? Sicuramente sì. A giudicare dagli incentivi che l'ATM infatti sta facendo, visto che ti paga la patente, eccetera, magari c'è un problema, ecco, sicuramente. Sai, io vengo a prendere la patente a Milano, poi mi ritrovo con 1.300 euro al mese, non riesco neanche a pagare uno straccio d'affitto, piglio la patente e me ne vado da un'altra parte senza nessun problema. Beh, quindi è un tema molto più grande, infatti è quello del costo poi della vita a Milano, che è molto complicato. Lei l'ha prima definito però che ci sia, che è in atto una guerra alla mobilità privata. È una guerra alla mobilità privata che sta producendo dei danni giganteschi. Due o tre giorni fa in Buenos Aires, dove è stato fatto un intervento scellerato, riducendo le corsie, tagliando i posti auto anche per i disabili, una persona si è sentita male, l'ambulanza è arrivata con molto ritardo perché non riesce a passare più, non passa più. I mezzi AMSA devono salire sui cordoli di cemento per poter caricare la spazzatura dei negozi. I negozi, 325 negozi mi pare, sul corso più importante d'Europa, tolto forse i Champs-Élysées di Parigi, non riescono a scaricare la merce, non riescono. Però, Dubini, e devono inventarsi il modo. Ecco, c'è un'esse lunga, ricordiamo che c'è un'esse lunga. Ma Dubini, forse poi la domanda è questa, cioè ha senso nel 2023 che esista un corso Buenos Aires, uno, con un'esse lunga e mezzo, due, con le auto private che intralciano le ambulanze e i mezzi dell'AMSA? Cioè, perché lei gira la frittata dall'altra parte. Io dico, okay, il problema è l'AMSA, è giusto che sia lì, ma io e Dubini possiamo benissimo andarci in altra maniera lì. Perfetto. Ha senso invece ridurre la mobilità privata, anzi tagliandola del tutto e creando ingorghi a destra e a sinistra? Non lo so, non so se ha senso. O forse avrà più senso studiare, un piano per Milano, ma studiato a fondo con persone competenti e non incompetenti,
Dov'è la falla, secondo lei, del sistema? Cioè, dov'è che non è stato studiato bene? Cioè, qualche anno fa abbiamo una rivisto tutto. Modesta produce risultati modesti. Questa è l'unica falla che c'è a Milano. Punto. È l'unica falla. Perché, per esempio, parlavamo di Grande Milano, San Giuliano, Binasco e altre cittadine che comunque sono produttive, comunque portano lavoratori a Milano, perché sono state ignorate fino a oggi? San Giuliano come è collegato a Milano? Con un pullman? E basta? Cioè, come fa? Io vedo che anche Bucinasco sta cercando di avere la fermata della metro e non ci riesce effettivamente. No, ma io per esempio faccio un esempio. Io alle 6:30 esco con i cani. Sì. Faccio il mio giretto alle 6:30. Vedo muratori, e li conosco anche ormai nei cantieri qua in zona, che vengono da San Giuliano e sono lì alle 7:15 di mattina. Quindi perdono 1 ora e 15 della loro vita più il trasporto fino a Milano, perché non possono lavorare fino alle 8, ma non possono prendere nessun autobus dopo un certo orario, perché ci sono gli studenti e perché non ci sono corsi. Quindi lei adesso, devo dire che, Domini, è un po' arrabbiato sul sistema del TPL, mi sembra di capire. Cioè, non è solo... Cioè, da una parte dice lasciateci andare in giro con le nostre auto, non rompeteci le scatole. Dall'altra però dice se dovete fermarmi, datemi un'alternativa valida. Questo, se ho capito bene, il suo... Questo. Allora, se io ti fermo, mi dai l'alternativa, come stai dicendo. Invece non esiste alternativa, purtroppo. Anzi, è peggiorata la situazione. Allora, il traffico a Milano non è diminuito, i dati lo confermano, perché comunque sia, puoi mettere la cera B così, ma chi deve lavorare lavora. La sosta di massimo 2 ore in centro è un'altra follia, perché se devo andare a una riunione o sono un medico o sono chiunque sia, non riesco neanche a capire la sosta di 2 ore. Uno dice, puoi muoverti in altro modo. Sì, quale? Molte cittadine, ripeto, non hanno altri modi, purtroppo, e non sono poche intorno a Milano. Settimo Milanese, faccio un altro esempio, è dalla vostra parte, giusto, come sì, zona... Sì, è qui in fondo la mia Novara, per intenderci. Perché non sono stati creati parcheggi di corrispondenza, oltre a quelli già esistenti, ma esistenti da decenni? Perché sono bloccati nei cassetti più di 50 parcheggi sotterranei a Milano? Perché non vengono fatti parcheggi sopraelevati in zone, diciamo... di interesse intendo di scambio fra la città e la grande Milano. Non è stato fatto niente da questa giunta, nulla, assolutamente niente. Gran tali di nastri, alberi di Natale orrendi, e la finiamo così. Domini, cosa c'hanno gli alberi di Natale che non vanno bene adesso? Anche gli alberi di Natale allora, non vanno bene. Quello in galleria è... Non l'ha fatto il comune però lì, l'ha fatto la mesona. La sala non va a tagliare il nastro, guardandolo dice, signore, questo non è possibile, fa schifo, rimandatelo a casa. A pigiare il bottone in questo caso, sì, perché a pigiare il pulsante. Pigiato anche il pulsante per accenderlo, infatti, vabbè. Dire, dai, cioè il comune non può non aver ricevuto il progetto, non può averlo accettato, secondo me. Non può non averlo accettato. No, comunque dal punto di vista dei dati è oggettivo il fatto che area B e area C non stiano funzionando, no, parliamoci chiaro. Ma non possono funzionare, questo è il problema, il vero problema è quello, che non può, la gente deve lavorare, non può rimanere a casa, ma non è, lo smart working può avere sopperito ad alcuni dati, ma gli idraulici, i fabbri, i muratori, gli artigiani devono muoversi. Ma voi avete in mente, scusatemi, quanti... Sì, però le macchine che vedo sulla circolazione interna non sono solo fabbri e no, e allora idraulici. Vogliamo parlare dei camioncini targati, diciamo, Amazon. Quanto è aumentato il traffico di camioncini che consegnano le cose a casa? Vogliamo tutto subito, vogliamo il pacchetto subito dopo 24 ore a casa. Bravissimo, tu hai perfettamente ragione. Faccio un altro esempio. Sono state date un mare di licenze per i supermercati di zona, che stanno poi chiaramente mandando in rovina i supermercati, come posso dire, i grossi centri commerciali, quelli più grandi. Ma avete in mente un camion che trasporta verdura, frutta per l'Esselunga o il Carrefour che volete voi, come può non intasare una via? Via Scesa, faccio un esempio. Ma come si fa? Quello che non riesco a dire. Ma Domini, mi racconti una cosa, però in tutto questo voi, perché poi siamo quasi in conclusione, il 2 dicembre vi siete trovati. Chi eravate e perché vi siete trovati? Ci siamo trovati con Futuro Milano, che è un'altra associazione, con il Comitato Lazzaretto, un'altra associazione, e tante altre associazioni milanesi di persone molto scontente della situazione per cercare di capire se esiste una linea comune e finalmente fare una lista civica vera e propria, apartitica, che possa presentarsi alle prossime elezioni. Io già in mente, io, poi sono io e basta, parecchi assessori non competenti, molto di più, che a mio avviso risolleverebbero Milano. Ok, e Dubini candidato sindaco nel caso?
No, io no. Ah, ok. No, io posso chiudere dicendo che purtroppo Milano, da città inclusiva che sempre è stata, c'era anche l'ex assessore Goggi che ci ha dato un'ampia e incredibile storia di Milano da un certo punto di vista urbanistico, da città inclusiva è diventata una città esclusiva. E questa è una volontà precisa degli ultimi tre mandati e degli ultimi tre sindaci. Chiarissimo. Dubini, io la ringrazio Paolo, perché ci ha dato un quadro preciso di quello che state facendo, di quello che pensate. Comunque, ma io lo spero, in bocca al lupo. Che noi portiamo avanti un programma che è molto sociale, non è né esclusivo, né non è che io voglio andare in macchina perché devo andare in macchina, però se ho bisogno datemi la possibilità, punto. Bicicletta ancora niente, Dubini? No, io con il numero di camioncini che girano a Milano non ci vado in bici, ma assolutamente. Niente, non ce la faremo prima per fare che un legittimo giro. Però, questa, più che legittima questa risposta, Dubini. Cioè, leggendo i numeri, i pericoli, eccetera. Sì. E Dubini è contento, ha trovato una spalla qui, ha trovato una sponda qui in studio no, per no, lei, no, è contento. Guardate, secondo me il problema è che si lega sempre il progetto mobilità privata come se fosse un qualcosa di negativo. Secondo me in un sistema che funziona, e veramente bisognerebbe che la giunta andasse ad Amsterdam a vedere come funzionano i cinque livelli di mobilità che loro hanno: canali, pedoni, motor, biciclette, motorini, automobili e mezzi pubblici, e tutti girano. Certo, non hanno 4 milioni e mezzo di persone, perché Amsterdam non ha l'Interland, Amsterdam è solo Amsterdam. Noi ne abbiamo 4 milioni e mezzo. Ripeto, giunta modesta, risultati modesti. Perfetto. Bubini, grazie mille. Allora, ci dà delle coordinate finali per seguire bene Muovermi per la Grande Milano? No, se volete seguirci, Muovermi per la Grande Milano è un gruppo Facebook numeroso e interessante per i contenuti. Perfetto, va bene. Cioè, se dice Dubini, poi insomma, gioca in casa, però facile. No, Dubini, grazie mille. Il sole la sta baciando, vedo in questo momento, nel frattempo. Sì. Pian pianino l'alba ormai è passata, il sole la sta baciando, quindi la ringrazio e ci sentiamo alla prossima allora. E io ringrazio voi per l'ospitalità e per la gran gentilezza che mostrate sempre. Grazie mille allora Edoardo Dubini, buona giornata e adesso andiamo con i Maneskin.